giocato questa volta a Roma. Ostia 16. Registrami, questa è la mia famiglia, l'italiano, lui, Paolo, è responsabile, io, essere quello che sono oggi, quello che sono oggi, lui è responsabile. Grazie a lui io sono chi sono oggi. Senza di lui non so chi sarebbe stato. Magari hai voi il presidente. Esatto, diceva probabilmente. Esatto, diventava il presidente. Esatto. Pensa un po'. Sostituivi Fidel. Pensa un po'. Sostituivo le Fidel. El Negro Hernández desde la escuela, el centro de percusión y las salas de ensayo, el Timba, en su sede en Vía del Forneto número 1 en Roma. Para mí la escuela de música y de batería más maravillosa que existe en el planeta y más que determinante en quién soy yo hoy como baterista y como músico, ¿no? O sea, yo estudié, verdaderamente yo estudié la batería en esta escuela, no fue ni siquiera, o sea, seguramente ya traía conmigo hasta inclusive una carrera de 20 años, de haber estado 10 años con el grupo de Gonzalo Rubalcaba, de haber grabado muchos discos en Cuba, como baterista del sello disquero EGREM, era la casa responsable de todas las grabaciones que se hacían en Cuba. Aún compilando todo esto que pasó antes de yo haber arribado aquí al Timba, a Roma, aquí fue verdaderamente donde yo estudié el instrumento. Donde yo tuve la total paz, la tranquilidad, la perfección. Este lugar para mí es un lugar perfecto, sagrado. Quindi quando diciamo sei arrivato qua a Roma, come sei arrivato qua al Timba? Come sono arrivato qui, se tu prendi la camera io ti dico come noi siamo arrivati qui. Come io sono arrivato qui. Io sono arrivato qui, diciamo così, per opera e grazia dello Spirito Santo che collega la vita. E sono stati 2 anni e mezzo, un po' di più forse, meravigliosi. Come dicevo prima, a studiare tantissimo, a suonare tantissimo in giro, a conoscere tantissimi musicisti italiani. In che anno sei, diciamo, arrivato? Del 90, dicembre del 90 all'inizio del 93. E di allí me mudé alla città di Nueva York, dove da qui mi sono spostato
mi sono mosso a New York, dove ho vissuto per 20 anni quasi, e dove diciamo la mia carriera ha preso una connotazione internazionale e anche una posizione dentro del mondo della batteria, diciamo, si se può dire, no? Sono tante, batteristicamente sono tante influenze diverse. Io vengo di bambino dell'amore per il rock and roll, con John Bonham, con quelli batteristici, sino la mia casa era una casa mega musicale. Mio nonno era trombettista di musica tradizionale cubana. Mio papà ha avuto per più di 30 anni la unica trasmissione che esistava a Cuba di jazz per un'ora alle 11 di sera ogni giorno. Mio padre è stato lo scrittore, locutore, direttore, suono, lui ha fatto tutto, faceva tutto in questa emisora, includendo il locutore, molto importante, la sua voce è rimasta là. La voce di mio padre è nell'orecchio di tutti gli amanti del jazz a Cuba, specialmente di quelli che della mia generazione, tutti i musicisti della mia generazione. Come si chiamava? Horacio Hernández. Ah. Io ho l'onore di avere il suo nome, anche il nome di mio nonno, anche Horacio Hernández. E a casa ci stavamo... Mio nonno, musica tradizionale cubana, musica cubana, mio papà con il jazz e mio fratello, 3 anni più grande di me, con los Beatles y los Rolling Stones y tutta la musica giovanile, diciamo, degli anni 60, la metà degli anni 60. Quindi negli anni, l'anno più o meno? Oh, questo è del giorno che sono nato. Io sono nato in questa casa con questi genitori, con questo fratello, con questa esibizione musicale, diciamo, no? Con questa vita musicale piena di roba di diversi suoni, no? Di diversi luoghi del mondo, eccetera. E così ho iniziato con mio fratello, io ero il più piccolo fratello mio, los Beatles. Los Rolling Stones, adesso conosco Led Zeppelin, adesso los Jazz, adesso ho conosciuto. Che suonava? Che suonava una batteria così a casa. Tuo fratello? Niente, mio fratello è matematico, mio fratello è soltanto un mega appassionato di musica, cioè della musica che piace a lui, che è questo un po' che il pop e tutta la musica degli anni 70, 80, 90. Lui sa tutto di tutti. I più grandi appassionati di musica sono non musicisti. Esatto. Lo stadio lo riempie il non musicista. Nello stadio c'è una piccolissima parte di musicisti che vede l'accordo, la piattata qua o il levare, cioè, tutti appassionati, no? E niente, così io dietro a mio fratello e a suonare la batteria per passione naturale, e per anche mio nonno, il giocato di mio nonno erano strumenti di percussione, mi regalava le clave, bongo, mi ha insegnato tutti questi ritmi proprio a giocare con loro quando hai 2 anni, insomma, nasci in quella cultura afrocubana. Esatto. E poi addentrandomi, entrando nella batteria, ho iniziato ho scoperto Bill Bruford con lo Yes, Cal Palmer, Emerson, Lake and Palmer, Phil Collins con Genesis, che non è lo stesso che Phil Collins che noi conosciamo adesso, quella è un'altra storia. Quello che chiamavano rock sinfonico, che è stato, diciamo, il precedente del rock jazz, no? Da lì poi
non era molto difficile saltare a sentire a Cicorea Return to Forever, no? È un po' lo stesso suono di questo rock, ma con... Che in Italia chiamano progressive. Con armonie più moderne, con ritmi più sofisticati, diciamo, no? E più vicini al jazz. E da lì, una volta che sei lì, stai ascoltando il jazz. Un po' io sono venuto dalla musica del mio fratello alla musica del mio papà, e poi mio papà era triple fan di Dizzy Gillespie. Mio padre negli anni 40 andava con lo stesso capello di Dizzy Gillespie, la stessa la barba se la faceva uguale a Dizzy, sai, i loro idoli proprio, idolo proprio. E allora da lì, dalla musica di mio fratello, al jazz di mio papà, a Dizzy Gillespie che aveva la tumbadora e la musica afrocubana, no? Cioè, è stato tipo un viaggio familiare, perché è stato una famiglia veramente, attraverso tutta questa musica. Quali erano gli insegnanti a Cuba che ti hanno, diciamo, formato, appunto, il sabaterissimo? Qua ci sono tanti insegnanti, io non sono andato poi in scuola. Io sono andato una lezione, così sono andato in scuola, non ti faccio la storia, ma non sono laureato, niente, ho fatto una, no? Ma prima, la prima lezione mio papà mi ha portato agli 8 anni, di un maestro che era supposto essere il maestro più, miglior insegnante, diciamo, di Cuba in quei tempi lì, e questo maestro mi ha detto che io dovevo fare un'ora ogni giorno per fare questo, e guardare bene che una bacchetta andava giù e l'altra su. Ma io avevo 8 anni e io volevo tornare con Ringo, che mi impregnava a me di essere lì un'ora a fare, sai? Allora mi ha detto a mio papà, non voglio più, no, se rimango a casa con le pentole. Come si chiamava questo? Meglio non dire, non è importante, è solo l'esperienza è quello che conta, no? Poi ai 13 anni mi sono inrollato, o anche agli 8 anni mi hanno portato al conservatorio e non c'era la carriera di percussione, c'era solo il violino. Uguale, ho detto a mio papà, lascia perdere, andiamo da solo. E ai 13 anni mi sono arruolato in la Scuola Nazionale di Istruttori di Arti, che era una scuola dove stavano praticamente tanti dei migliori, di quelli che oggi sono i migliori musicisti di Cuba, che non erano buoni alle assignature di scuola normale, non erano buoni in matematica, non erano buoni, no, non le pregava niente di fisica, di letteratura, ma erano bravi musicisti e sospendevano un'assignatura e li mandavano a queste scuole. In quale città? In Havana. In Havana. E lì ho avuto un maestro che è stato proprio la luce, è stato un maestro di tanti di noi. Come si chiamava questo? Santiago Reiter, questo si chiama Santiago Reiter, e oggi è professore della Università di Belo Horizonte in Brasil. Vivo? Sì, vive. Visto. Mandiamo un saluto, quindi. Siamo visti, sì. 2 mesi fa ci siamo visti. Vivo e in forma. Sì. E lui ha stato quello veramente che a me mi ha insegnato tutto quello che so io. Mi ha insegnato a ragionare la batteria, mi ha insegnato mi ha insegnato la strada di tradurre la maniera di studiarsi la batteria in altri stili alla batteria afrocubana. No, la batteria in Cuba veramente nessuno sapeva come studiarla. Sai, come studiare, ecco, la batteria cubana. Ecco, raccontaci questo. La batteria è uno strumento americano. Sì, sicuramente. Ma quando questo strumento è arrivato a Cuba negli anni 30, a Cuba c'erano
15 strumenti di percussione, di più forse, sai? Il tubaone, il timbale, il popò, e adesso... E allora quella gente un po' ha portato i ritmi, i suoni, tutta la maniera di questa sessione di percussione dentro il suono di questo nuovo strumento, no? E non è che devi diventare un percussionista, perché boh, per me, anche se ci sono, è molto più di mai, tantissimi che possono suonare la percussione e la batteria benissimo. Per me ancora continuo a essere un po' due cose diverse, c'è il percussionista. Anche se, ti dico, adesso ci sono fino a, non so, fino a 10 anni fa, 20 anni fa, un po' c'erano meno. C'era Alex Acuña, non so chi, perché gente come Changuito, per esempio, non suonava un... non suonava di percussione in un lavoro, sai, in un'orchestra, da 50 anni. Gente che anche mi batteria tampoco, di valero. E come che si sono anche i reparti, sai? Che questo è il tuo reparto, e questo è il reparto di lui. Anche se questo sa suonare, questo benissimo. Un altro strumento. Addirittura tra nelle percussioni c'è il guiro, quella zucca con le righe che si suona con un bastoncino. Quello strumento lì è uno strumento che i cubani stessi chiamano percussione minore, percussion menor. E c'è un signore che suona questa cosa nel gruppo più famoso tradizionale cubano, che sono i Van Van, e lui suona, è fondatore del gruppo. E questo signore continua a suonare il guiro fino ad andare al pensionamento. Ha comprato casa, ha mandato i figli a scuola, suonando solo quello strumento lì. È una specificità. Quindi fino agli anni 50 era normale che uno suonava solo le congas e basta. Un altro solo il timbal, solo con le bacchette. Quindi percussioni e batteria è una cosa recentissima, proprio di oggi. E tu, Orazio, come diciamo sei riuscito, insomma, a traslare quindi i ritmi afrocubani all'interno della batteria? Cioè... Salute. Io non credo che io ho tradotto, sì, io posso dire qualcosa che penso che ho fatto, e non è altro che continuare quello che hanno fatto tanti prima di me, no? Non so, e anche inconscientemente un po' in tradurre il tempo che viviamo noi, che è oggi sono... 40 anni e abbiamo 20 di più, e quello che si può fare è quello, lasciare lì il tempo dove tu hai vissuto, e quel tempo suonava così, sai? Che come suona il rock della seconda, ma suona un'evoluzione. Esatto, un'evoluzione contraria. Tu sei, diciamo, un riferimento dal punto di vista batterissimo nel mondo, come tanti, diciamo, tanti. Come... Io sono un appassionato della batteria, io conosco tutti i batteristi del mondo. Certamente. Tutti. Sì, sì. No. Io adoro quello che faccio, sì, sì, io adoro la batteria, sì. Mi piace. Sicuramente, però c'è anche un punto di riferimento dal punto di vista proprio stilistico dei ritmi, diciamo, cosiddetti latin, ma afro-cubani, mm-hmm, traslati sulla batteria. Ecco, questo diciamo, tuo ruolo come... Sicuramente... E l'essere in un ambiente dove quello sta succedendo 24 ore al giorno è ideale per qualsiasi tipo di musica. Se tu vuoi suonare rock, stai a Los Angeles ogni giorno, stai in, se vuoi, se, sai, se, anche se non vuoi suonare rock, stai a Los Angeles e il rock sta entrando, anche se tu non vuoi suonare rock, per esempio.
come a Cuba, anche se tu non vuoi sapere la musica cubana è lì, nell'aria, sta suonando in ogni radio, esatto, in ogni radio, in ogni autobus, in ogni negozio, ovunque, vai, sai, è lì. Quindi tu diciamo, se hai diciamo, avuto questo ruolo in modo inconscio, indiretto, sì, non direttamente? Io direi di sì, perché se ti dico la verità, quando io abitavo a Cuba, io non mi ricordo cercando di imitare nessun batterista cubano, per niente, zero proprio. No, io cercavo di imitare Steve Gadd. A Tony Williams, a Rodi. De Weckl. Esatto, no, Weckl è dopo, no, no, alla prima. Fine. Sì, era questo qua. Ma come, diciamo, icona che tu sei a livello globale, dal punto di vista batteristico, mm-hmm. diciamo, rappresenti i ritmi, diciamo, comunque, oh, afro-cubani, questo è, diciamo, ruolo? È stato inconscio oppure? Tu vai imparando. Non è meno certo che è più, tantissimo più difficile di insegnare la ritmica afro-cubana che insegnare il rock, per esempio. Il rock, tutte le bande del rock hanno un batterista. E una sessione ritmica di una banda afro-cubana ci sono 10 che sono per cose di percussione che sono importante.